Ed eccoci nella cattedrale dove c'è un dipinto di una Madonna fantastico. La valorizzare il territorio attraverso queste bellezze. Sì, noi ci siamo insediati da pochi anni qua e abbiamo creduto tanto in questa, diciamo, questa politica fatta di onestà, di correttezza, e ci siamo messi al lavoro in collaborazione con la comunità montana per portare su tutto il territorio questi bei risultati, dove per quanto riguarda la Madonna che sta dietro di noi qua, è stata valorizzata ultimamente con un progetto, diciamo, in stretta collaborazione con il comune di Angri, facendo una manifestazione che si riferisce al progetto già che facevano da anni loro ad Angri, che veniva chiamato Sperti a Castello, e noi abbiamo fatto la stessa cosa qua e abbiamo avuto questo finanziamento finanziamento a poter fare sì che questa Madonna veniva valorizzata un'altra volta per come era, diciamo, tanti anni indietro. Ecco, tantissimi sono i visitatori che apprezzano proprio la bellezza di questo luogo. Sì, diciamo che prima di insediarci noi questa bella realtà non era tanto apprezzata, nel senso che era un luogo aperto a tutti. Noi invece ci abbiamo creduto e abbiamo fatto sì di portare un progetto avanti credibile, dove poi abbiamo fatto tutti questi lavori ultimamente e ci hanno portato a queste belle realtà dove il Castello di Letta è stato insediato nel tour turistico a livello internazionale. Per cui ultimamente, proprio nelle festività di Natale, cioè, ci sono stati tanti visitatori qua, circa 20.000 visitatori, che hanno veramente valorizzato tutto il nostro lavoro. Ma noi vogliamo andare ancora avanti nel valorizzare ancora di più tutto il nostro territorio. E questo voglio pure ringraziare la comunità montana che ci sta dando una mano, dove io sono il vicepresidente della comunità montana, e facendo squadra stiamo portando grandi progetti avanti per tutto il territorio dell'area montana.